Ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento con Video Senigallia News. In apertura alla cronaca, restano gravissime ma stazionarie le condizioni di Anna, la ragazza di 27 anni che sabato mattina ha cercato di suicidarsi cospargendosi prima di benzina per poi darsi fuoco nel tratto di spiaggia di Marotta denominato Canneto. La ragazza ha riportato ustioni sul 90% del corpo e si trova ancora in stato di coma, ricoverata presso il Centro Grandi Ustionati di Cesena. Ancora tutte da stabilire le cause che hanno spinto la ragazza a compiere un gesto così estremo. E cambiamo adesso argomento: c'è chi non vuole più le barche sulla spiaggia e c'è chi invece pretende di usufruire dell'apposita area attrezzata destinata a questo scopo dal piano degli Arenili. Gli abitanti del Cesano di Senigallia si dividono in circoscrizione scoppia alla bagarra. I favorevoli al mantenimento delle barche in spiaggia si appellano al piano degli Arenili che prevede un'apposita area per il rimessaggio delle barche, mentre i contrari si appellano alla necessità di mantenere la spiaggia di Cesano, già di per sé piccola, quanto più libera possibile. Un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione tra CNA, Istituto Professionale Bettino Padovano di Senigallia. Il documento è stato sottoscritto ed è il punto di partenza per una più intensa collaborazione fra l'IPSIA e l'associazione di categoria. Il protocollo infatti favorirà le opportunità di stage e di inserimento lavorativo degli studenti nelle imprese del territorio. Infine la musica: si è conclusa la terza edizione di Raccomandati Festival, il concorso musicale per promuovere le giovani band emergenti del territorio nazionale. A vincere un contratto di distribuzione discografica sono stati gli Avona di Senigallia, mentre al secondo posto si sono classificati i Genki Jackrabbit di Chiaravalle, terzi infine i Malagrida di Cattolica. Era questa l'ultima notizia, uno sguardo in conclusione alle previsioni del tempo. Se cerchi la convenienza, la qualità, la comodità per i tuoi acquisti, Centro Commerciale Il Maestrale a Cesano di Senigallia. Una grande realtà per lo shopping con 50 negozi. Una grande realtà per la spesa con un ipermercato Ipercoop. Centro Commerciale Il Maestrale. Grande e vicino. Strada Statale Adriatica Nord, Cesano di Senigallia. Nei prossimi giorni su Senigallia è previsto cielo prevalentemente sereno con temperature in aumento, le minime e le massime comprese tra 11 e 21 gradi. Uomini accomunati dagli stessi obiettivi, dalla stessa dedizione, dagli stessi valori. Edra Costruzioni, impresa generale di costruzioni, in via Cimabue 5 a Senigallia. Nel web su edracostruzioni.it. Edra Costruzioni, dal 1975, gli uomini che fanno impresa. È iniziato il mese del restauro alla falegnameria Quacci Giancarlo di Belvedere Ostrense. Non perdere l'occasione di scoprire tutta la vasta gamma di proposte personalizzate, di produzioni proprie, di infissi, mobili su misura, restauri e creazioni uniche. Falegnameria Quacci, la giusta soluzione per ogni esigenza. Quacci Giancarlo vi aspetta da lunedì al sabato a Belvedere Ostrense, vicino al campo sportivo. Cena dei signori Barzi è in arrivo al tavolo 3. Scopri il prezzo leggero della cena low cost, un'esclusiva del ristorante Itipi. Da martedì a venerdì, cena a 12 euro, pizza e bevanda a 6, pizza da sporto a partire da 3 euro. Ristorante Itipi, via del Teatro 31, all'interno delle mura storiche di Corinaldo. 071 79 75 849. Un piccolo teatro culinario da gustare anche con formula low cost.